Viaggio in Abruzzo. Ciao, sono la maestra Amy. In questo video ti porterò con me in un viaggio avventuroso tra i paesaggi d'Abruzzo. Sei pronto? Innanzitutto, cos'è l'Abruzzo? L'Abruzzo è una regione d'Italia. In Italia di regioni ce ne sono ben 20. Guarda la carta geografica, sono rappresentate con diversi colori. Ma dove si trova? Osserva! L'Abruzzo vanta il titolo di Regione Verde d'Europa, con 3 parchi nazionali, un parco regionale, un'area marina protetta, l'oasi WWF e altre 38 aree protette dove sono tutelate specie animali rarissime. Geografia e clima. Come vedi dalla carta geografica, l'Abruzzo ad est è bagnato dal Mar Adriatico, mentre ad ovest è attraversato dall'Appennino, cioè una catena di montagne che vediamo colorate di marrone. L'Appennino, cioè questa catena montuosa, percorre dall'alto al basso tutto lo stivale e osserva l'Abruzzo. È quasi interamente costituito dalle montagne dell'Appennino. Vediamo ora i paesaggi d'Abruzzo. Un'area molto vasta è costituita dal paesaggio montano, come abbiamo detto, appunto, dalle montagne dell'Appennino. Un'area di circa 30 km di estensione è costituita dal paesaggio collinare. E una stretta striscia costiera è costituita dal paesaggio di pianura. Riassumendo, l'Abruzzo è costituito prevalentemente da montagne. Le montagne, infatti, occupano più della metà del territorio. Tutto il resto è costituito da colline. Il clima risente molto del tipo di paesaggio. Nelle zone appenniniche il clima è tipicamente montano, con temperature rigide e inverni molto nevosi. In queste zone le estati sono fresche. Nelle zone collinari le temperature sono medie e le piogge abbondanti. Nelle zone costiere il clima è mediterraneo, cioè mite. Qui le estati sono calde e secche, cioè piove molto poco. Bene, ora siamo pronti per esplorare il territorio. Cominciamo dalla costa. La costa è il punto in cui il mare e la terra si incontrano. Sicuramente saprai che la costa può essere bassa oppure alta. La costa nord, che si estende fino a Francavilla, presenta spiagge basse con una sabbia sottile e dorata. Quasi sempre alle spalle di queste spiagge ci sono verdi pinete profumate. Degna di nota è la spiaggia di Pineto, stupenda, con l'area protetta del Parco Marino del Cerrano, ideale per gli amanti dello snorkeling. La costa sud è molto diversa da quella nord perché il litorale diventa roccioso, con le sue scogliere a picco sul mare e le sue piccole insenature naturali. Il segmento di costa che va da Vasto a Ortona prende il nome di Costa dei Trabocchi, chiamata così dalla presenza dei trabocchi, simil palafitte in legno che un tempo venivano utilizzate per la pesca in mare. In Abruzzo, dunque, tante spiagge attrezzate con tutti i comfort, ma anche tante spiagge incontaminate, selvagge. Avventuriamoci ora nelle zone interne, cioè quelle più lontane dal mare. Abbiamo davvero l'imbarazzo della scelta. Possiamo visitare castelli, parchi, grotte, laghi, fiumi, cascate, ruscelli e tanto,
tanto altro. Ed ora qualche suggerimento per vivere delle esperienze indimenticabili immersi nella natura. Un giro in canoa sul fiume più limpido d'Europa, il fiume Tirino. Al lago di Scanno sul sentiero del cuore. Seguendo il sentiero del cuore si giunge in un posto dal quale è possibile vedere il lago a forma di cuore. Se ci andrai, non dimenticare di scattare delle foto ricordo. I parchi avventura in Abruzzo sono tantissimi. In questi parchi puoi vivere esperienze avventurose fra gli alberi. Grazie per avermi accompagnato in questa fantastica avventura. Un momento però, stavo dimenticando un paio di dettagli che desidero farti conoscere. Le province. In Abruzzo ci sono 4 province. Il capoluogo è L'Aquila e poi ci sono Teramo, Pescara e Chieti. Osserva, la provincia più estesa, cioè più grande, è quella dell'Aquila, che è attraversata dall'Appennino, quindi è la zona montana della regione Abruzzo. Ma vediamo ora i prodotti tipici. Se vai in Abruzzo o se sei in Abruzzo, devi assaggiare gli arrosticini. E se sei nella zona di Sulmona, non farti mancare i confetti. Ce ne sono per tutti i gusti e di primissima scelta. Oibò! Per oggi il nostro viaggio è terminato, ma vi aspetto alla prossima avventura!